Sono a Tokyo davanti all'hotel New Otani, dove si trova gran parte della delegazione americana, al termine già della prima giornata di questo viaggio di Trump in Estremo Oriente. Al termine perché qui è già sera, ci sono 8 ore più tardi rispetto all'Italia, 14 ore più tardi rispetto a Washington e New York. E già si segnala una novità nel discorso che Trump ha fatto ai giornalisti sull'Air Force One prima di parlare alla base militare qui in Giappone. C'è quell'accenno alla sua volontà di cercare la cooperazione di Vladimir Putin sulla Corea del Nord. Quindi hanno spiegato al presidente americano che l'ex Unione Sovietica, dai tempi in cui certamente era Unione Sovietica e appoggiava la Corea del Nord, ha un rapporto privilegiato con quel paese, non così importante come la Cina, però c'ha un piccolo confine territoriale terrestre, ha un programma di lavoro, diremmo di lavoro forzato, per cui c'è della manodopera nordcoreana che viene impiegata in Russia e la valuta pregiata, anziché essere pagata a quei poveri operai, viene data al governo di Pyongyang che poi la usa per i suoi programmi militari. Insomma, Putin ha le mani in pasta anche dentro il gravissimo, pericolosissimo dossier nucleare nordcoreano e Trump si è deciso a chiedere un aiuto al amico Vladimir. Su questo è interessante ricordare il passaggio del discorso che ha fatto Trump alle truppe americane nella base militare qui in Giappone. Ha lanciato un monito molto duro a tutti i dittatori perché non sottovalutino la forza militare degli Stati Uniti. Ora, quel monito in teoria era rivolto a Kim, ma di dittatori in quest'area ce ne sono parecchi altri. Trump ne incontrerà una bella sfilza, a cominciare da Xi Jinping, Vladimir Putin, Duterte, che farà gli onori di casa nell'ultima tappa del viaggio, e naturalmente anche il generale birmano. Ora, sui dittatori, Trump non sembra essere così difficile, anzi, lui è intuitivamente, istintivamente portato a cercare delle intese con loro. E questo sarà uno dei temi del viaggio, proprio cercare di capire quanto Trump riesce a stabilire una sorta di sua chimica personale con degli uomini forti, da Xi Jinping a Putin, e in questo modo forse a sbloccare la terribile impasse nordcoreana.